Buongiorno a tutti, io sono Giampaolo Angelini, sono uno storico delle arti e dell'architettura e lavoro come ricercatore presso il Dipartimento di Studi Umanistici della nostra università, dove insegno museologia e storia della critica d'arte. Nell'ambito di questo ciclo di incontri virtuali ho pensato potesse essere interessante ricollegarmi a quanto si legge nel dibattito attuale, ma anche a quanto hanno esposto i colleghi che mi hanno preceduto in merito all'impatto sociale, l'impatto culturale, l'impatto economico delle grandi epidemie, ovviamente in una prospettiva storica. Nel caso specifico mi sono domandato quali fossero le tracce tangibili, le tracce più visibili delle grandi epidemie, ovvero le pestilenze che nei secoli hanno flagellato l'Europa, nel nostro panorama urbano, ovvero le architetture legate a quegli eventi ferali. Si tratta, per dirlo in anticipo, di una stessa tipologia edilizia, ovvero la chiesa, ma gli esempi che prenderemo in esame, fondamentalmente due, hanno diverse destinazioni d'uso. La prima è una chiesa sorta come ex voto, la seconda invece è una chiesa eretta al servizio di un luogo di reclusione e di assistenza degli appestati, ovvero nel primo caso il tempio civico di San Sebastiano e nel secondo la chiesa di San Carlo al Lazzaretto, entrambe a Milano. La scenografia che avremo a sfondo di questi due episodi è la grande peste di Milano che imperversò tra l'agosto del 1576 e i primi mesi del 1578, quella che nella tradizione viene chiamata la peste di San Carlo, perché vide nella figura dell'arcivescovo di Milano, e poi santo, una personalità di indiscusso primo piano. Perché la peste di San Carlo e non quella più famosa del 1630, la peste dei Promessi Sposi. In realtà anche di quest'ultima noi parleremo perché i luoghi in fondo sono gli stessi, ma la mia preferenza corre alla peste del 1576 perché ci permette di prendere in esame la personalità di un architetto, Pellegrino Tiballi, che anche a Pavia lasciò opere significative come le grandi fabbriche dei collegi storici o la perduta cella campanaria della Torre Maggiore. Ma a suggerirmi questa scelta è stata anche una circostanza riguardante un personaggio sicuramente meno noto di Tibaldi, così come meno noto del suo grande committente, l'arcivescovo Carlo Borromeo. Insomma, una figura, diciamo, appartenente a quella che in genere si ritiene una storia minore, che però mi sembra comunque qui curioso e interessante rievocare. Nel marzo 1577, nel picco della pestilenza che nel frattempo era giunta anche a Pavia, si rifugiò ai cosiddetti casotti di Broni il capomastro Giovanni Battista Vertemate. Anch'egli era stato colpito dall'epidemia, ma era poi guarito per intercessione della Vergine del Rosario, come egli riteneva. Ma chi era Giovanni Battista Vertemate? Il Vertemate era il capomastro dei maggiori cantieri edilizi pavesi nel secondo Cinquecento, dal Collegio Ghislieri al Collegio Borromeo, dalla Cattedrale al Palazzo del Vescovo Ippolito De Rossi, infine alla Cappella della Compagnia della Beata Vergine del Rosario in San Tommaso, la Chiesa dei Domenicani di Pavia, alla cui costruzione poi il Vertemate, sanato dopo l'epidemia, attese ovviamente con maggior zelo in segno di riconoscenza per la grazia ricevuta. Però a proposito di microstorie, ce n'è un'altra che mi piace ricordare, sempre legata alla peste di San Carlo. Alla fine del 1576, infatti, a Milano, in una parrocchia nei pressi del Duomo, era registrata la famiglia di tale Fermo Merisi e della moglie Lucia Ratori, con alcuni dei loro figli ancora in tenera età, pochi anni. Tra di essi, però, non viene più registrato Michelangelo, che all'epoca aveva 5 anni. Forse perché in quel momento era già stato sfollato nel borgo natio del padre, Caravaggio nella Bergamasca. Si tratta proprio del futuro pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, il quale ebbe dalla pestilenza l'infanzia completamente stravolta. Nell'ottobre dell'anno seguente, il 1577, l'infuriare della peste aveva ormai raggiunto i borghi alle pendici di Bergamo e decimò la famiglia del futuro pittore. Infatti, nell'ottobre del 1577 morirono in sequenza il padre Fermo, lo zio, il nonno paterno e anche una delle due nonne. In definitiva, come è chiaro, sofferenza e riconoscenza sono i due poli del nostro percorso attraverso le architetture religiose che San Carlo promosse a Milano nel 1576
e che oggi appunto prenderemo in esame. La peste, come ricordato, scoppiò a Milano nell'estate 76. Fu favorita dal grande concorso di popolo dovuto al giubileo di quell'anno, indetto come proroga milanese di quello romano dell'anno precedente. A portare il morbo a Milano forse furono alcuni membri del corteggio di Don Giovanni d'Austria, l'eroe di Lepanto per intenderci, giunto a Milano proprio nel mese di agosto, ma di questo fatto non c'è certezza storica. L'arcivescovo Borromeo reagì alla diffusione della peste invocando dapprima l'aiuto divino, indicendo una grande processione della preziosa reliquia del sacro chiodo che, come potete ben immaginare e come suggerisce anche il dipinto che vedete, determinò un enorme assembramento di persone che ebbe come risultato l'aumento esponenziale del numero dei contagi. Poi San Carlo, visto l'andamento della malattia, si risolse a far da sé. E si dedicò in prima persona all'assistenza dei malati, come mostra questa scena famosa dal ciclo dei quadroni del Duomo di Milano, nel quale il presbite a cavallo visita gli appestati nelle loro capanne e nelle loro baracche. Ma soprattutto San Carlo dispose la riapertura del lazzaretto. Il lazzaretto era un enorme quadrilatero porticato, eretto nel XV secolo come luogo di isolamento e, se possibile, anche di cura degli appestati. Il lazzaretto sorgeva appena fuori Porta Orientale, attualmente Porta Venezia. Qui lo vediamo in una mappa storica di Milano, da cui si può cogliere soprattutto la dimensione gigantesca di questo grande recinto. Mentre qui, invece, ne vediamo il sito attuale, a seguito delle lottizzazioni avvenute a partire dalla fine del XIX secolo, quando il lazzaretto venne completamente o quasi demolito per lasciare spazio ai nuovi quartieri di espansione della città moderna, tra gli attuali Corso Buenos Aires, Viale Tunisia e Piazza della Repubblica. Ne sopravvive, come vedete in alto a destra, solo un breve frammento in via San Gregorio, ridotto ormai a ornamento da giardino dei moderni condomini. Come fosse però il lazzaretto prima di questa demolizione, questo grande quadrilatero della sofferenza ci è documentato da alcune rare fotografie ottocentesche, ad esempio questa, ma anche da stampe più antiche che ne riproducono, come potete vedere, sia il recinto sia la chiesa a pianta ottagonale che sorgeva al centro dello spazio aperto cinto dai portici. In realtà, però, la testimonianza più vivida, al di là di qualunque immagine, ce l'ha consegnata il romanzo di Manzoni, che qui vediamo rievocato nelle illustrazioni di Francesco Gonin per l'edizione quarantana del romanzo. In modo particolare, nei capitoli 35esimo e 36esimo, si narra dell'arrivo di Renzo al Lazzaretto, del suo incontro col padre Cristoforo e con il morente Don Rodrigo. Infine, la ricerca affannosa di Lucia alla processione dei guariti, che prendeva avvio proprio dalla cappella ottagonale. La vedete qui in alto, nell'immagine in alto a destra, indicata a Renzo dal buon cappuccino, al di là delle capanne e delle tende degli appestati. Ma leggiamo il passo di Manzoni. Si immagini il lettore il recinto del Lazzaretto, popolato di 16.000 appestati. Quello spazio tutto ingombro, dove di capanne e di baracche, dove di carri, dove di gente, quelle due interminate fughe di portici, a destra e a sinistra, piene, gremite di languenti o di cadaveri confusi, sopra sacconi o sulla paglia, e qua e là un andare e venire, un fermarsi, un correre, un chinarsi, un alzarsi di convalescenti, di frenetici, di serventi. E poi Manzoni passa a descrivere la chiesa al centro del Lazzaretto. La cappella ottangolare che sorge, elevata di alcuni scalini nel mezzo del Lazzaretto, era, nella sua costruzione primitiva, aperta da tutti i lati, senza altro sostegno che di pilastri e di colonne. Una fabbrica, per dir così, traforata. In ogni facciata un arco tra due intercolunni. Dentro girava un portico intorno a quella che si direbbe più propriamente la chiesa, non composta che di 8 archi rispondenti a quelli delle facciate, con sopra una cupola, di maniera che l'altare, eretto nel centro,
poteva essere veduto da ogni finestra delle stanze del recinto e quasi da ogni punto del campo. Ora, convertito l'edificio a tutt'altro uso, i vani delle facciate sono stati murati, ma l'antica ossatura rimasta intatta indica chiaramente l'antico stato e l'antica destinazione di quello. E così, infatti, come la descrive in ultimo Manzoni, ci appare ancora oggi la chiesa del Lazzaretto, che molto presto, dopo il 1610, cioè dopo la canonizzazione di San Carlo, venne intitolata proprio all'arcivescovo di Milano. L'edificio, peraltro, era stato progettato, come già avrete potuto intuire, dall'architetto di fiducia dell'arcivescovo, ovvero Pellegrino Tibaldi, a partire dal 1580, ovvero d'emergenza ormai conclusa, in sostituzione di un altare coperto di modesta fattura che esisteva al centro appunto del recinto quattrocentesco. Prima di passare all'esame della chiesa, sarà utile spendere qualche parola su Pellegrino Tibaldi, sull'architetto. Pellegrino Pellegrini, detto Tibaldi, si era trasferito in Lombardia dalle legazioni pontificie alla metà degli anni 60. In realtà per Tibaldi era un ritorno, egli originario delle alte valli sopra il lago di Lugano. Lo scopo di questo rientro in Lombardia era la direzione del cantiere del collegio fondato dall'arcivescovo Borromeo a Pavia. Venne poi presto, sempre da San Carlo, incaricato anche di riallestire completamente l'intero complesso episcopale milanese, mentre nel contempo anche Pio V Ghislieri gli commissionava la progettazione del suo collegio a Pavia. Tra gli anni 70 e gli anni 80 del Cinquecento è autore di innumerevoli edifici di culto nell'arcidiocesi milanese, ma anche nelle diocesi, nelle circoscrizioni diocesane suffraganee a quella milanese. Ad esempio la chiesa dei Gesuiti di San Fedele a Milano, la chiesa di San Gaudenzio a Novara, il santuario di Rho, il santuario di Caravaggio, il Duomo Nuovo di Vercelli, nonché a Torino la chiesa dei Santi Martiri. Protetto dalla benevolenza del potente cardinale, Tibaldi è, in questo ventennio, dal 64 fino all'85, arbitro assoluto dell'architettura nello Stato di Milano. E questo va detto con buona pace dei suoi innumerevoli avversari, primo fra tutti il milanese Martino Bassi, che gli sarebbe succeduto, per ironia della sorte, in numerosi cantieri, quando Tibaldi, dopo la morte di San Carlo, vedendo venir meno il suo appoggio in Lombardia, decise di accogliere l'invito di Filippo II di Spagna di recarsi alla corte di Madrid per decorare con grandiosi cicli pittorici la grande fabbrica del monastero dell'Escoriale. Tornando alla chiesa del Lazzaretto, si tratta di un piccolo tempietto ottagonale. Oggi appare serrato dai muri perimetrali che ne tamponano il portico anulare esterno, ma soprattutto, come vedete dall'immagine in alto a destra, appare completamente affogato tra i moderni palazzi in fregio a Viale Tunisia. In origine, come lo descrive Manzoni, era una chiesa aperta. L'altare, al centro, sotto la cupola, era sopraelevato su alcuni gradini e doveva essere visibile a tutto il quadrilatero del Lazzaretto. Doveva essere il punto focale della triste vita dei malati e dei morenti, i quali, il più delle volte, erano impossibilitati persino a sollevarsi dai loro giacigli e a uscire dalle loro capanne, dalle loro baracche, e quindi potevano, grazie a questa struttura aperta della chiesa, assistere liberamente alle funzioni e alle celebrazioni liturgiche che vi venivano svolte. Ora, la pianta centralizzata appare deroga dai precetti del Concilio Tridentino, che in genere privilegiava lo sviluppo longitudinale dell'aula ecclesiale. Però è pur vero che la pianta centralizzata era stata spesso impiegata in specifiche costruzioni, come ad esempio i santuari di devozione civica o quelli di venerazione mariana, e spesso le due cose coincidevano. Faccio un esempio pavese: Santa Maria di Canepanova. Oppure, come alternativa, e questa è una circostanza che anche San Carlo ammette nell'Instructiones Fabricae, che egli pubblica nel 1577, quindi nel pieno della pestilenza, la pianta centralizzata era ammessa qualora il sito lo richiedesse, quindi per esigenza, diciamo così, di convenienza e opportunità legata al sedime su cui la fabbrica doveva sorgere. E questo appunto è il caso del Lazzaretto.
tipologia che della pianta centralizzata al centro del recinto, che Tibaldi probabilmente aveva desunto dall'esempio del lazzaretto progettato da Michele San Micheli a Verona. Ma questo è anche il caso di un'altra chiesa, che è la seconda che prenderemo oggi in esame, ovvero il Tempio Civico di San Sebastiano, costruito a partire dal 1577 lungo l'asse viario, la cosiddetta Via Sacra, che da San Santo Storgio conduce a San Lorenzo e da lì accompagnava l'ingresso degli arcivescovi milanesi sino al Sagrato del Duomo, ovvero l'attuale asse composto da Corso di Porta Ticinese e via Torino. L'architetto è sempre lo stesso, Pellegrino Tibaldi, perché l'arcivescovo milanese, nonostante che, come vedremo, la volontà di costruzione di questo edificio fosse tutta civica, ebbe ingerenza nelle decisioni che presiedettero la progettazione e impose come architetto Pellegrino, che era appunto l'architetto di sua fiducia. In questo caso Tibaldi si trova a dover redigere il progetto nel pieno dell'epidemia, per ragioni molto semplici: il voto a San Sebastiano era stato espresso dalla cittadinanza milanese come antidoto primo al male che si diffondeva rapidamente in città e come tale andava soddisfatto il prima possibile. Il cantiere si protrasse nel tempo e poco importa che l'edificio attuale non rispecchi pienamente il progetto di Pellegrino. Ne ha comunque conservato il carattere di tempio all'antica, la cui pianta centralizzata è coperta da un'ampia cupola che in origine nel progetto primitivo doveva essere cassettonata, come vedete nell'immagine a destra, sul modello indicato ovviamente dalla grande calotta emisferica del Pantheon. Cupola che poi in realtà venne risolta in un'ampia calotta a vele convergenti nella lanterna sommitale, come potete vedere da queste immagini che riproducono l'interno del Tempio di San Sebastiano. Ma soprattutto è un'altra considerazione che sorge osservando il Tempio votivo di San Sebastiano a Milano, ed esso riguarda non solo l'edificio in sé per sé, ma anche il contesto urbano in cui esso si colloca. Il contesto urbano, va detto, ad oggi è sostanzialmente intatto nei suoi rapporti, nonostante che gli edifici intorno alla chiesa abbiano mutato nei secoli carattere, forma e dimensione. Qui vediamo a confronto un'immagine odierna di via Torino con quella della stessa asse viario in una stampa del XVIII secolo. San Sebastiano, come vedete, si incunea in un sito di dimensioni non ampie, in fregio all'asse viario, che è importantissimo, come abbiamo detto, perché qui vi transitavano gli arcivescovi milanesi che prendevano possesso della cattedra di Sant'Ambrogio. Era ed è l'asse sacro che collega San Lorenzo alla cattedrale e che proseguiva idealmente la via che giungeva da Milano a Milano da Pavia, ovvero attraverso la porta Ticinese. Il grande volume cilindrico, che ben si vede con la cupola soprastante, ora protetta da un ampio tiburio ionico, si impone sul contesto circostante, quasi fosse un'antica reliquia, un monumento antico, un contrassegno visivo importante in una cortina di edifici analoga a quella che caratterizza le scenografie teatrali, come ad esempio quella di Scamozzi per il Teatro Olimpico Palladiano a Vicenza. La vediamo qui nell'immagine a destra, confrontata con una veduta d'epoca di via Torino, al cui centro sempre si vede il grande cilindro di San Sebastiano. Nell'invenzione di Scamozzi per il Teatro Vicentino, questa era una delle sette vie di Tebe, in cui la serie dei nobili palazzi veniva interrotta da un tempio antico a pianta circolare, com'è anche il San Sebastiano di Milano. La pianta circolare, come si è accennato, era ammessa nell'Instructiones Fabricae di San Carlo, qualora il sito lo richiedesse. In modo particolare in questo caso, la pianta centralizzata si adatta ad un sedime che impediva di collocare la cappella maggiore ortogonalmente alla pubblica strada. La pianta circolare, invece, come vedete da questo grafico restitutivo, consentiva di aprire tutte le porte che si ritenessero necessarie lungo i diametri della circonferenza, intervallando le cappelle radiali, garantendo quindi l'accesso
alla chiesa anche direttamente dal profilo della strada. È lo stesso principio di equivalenza e di equidistanza dai prospetti che aveva presieduto alla scelta della pianta centralizzata anche per la chiesa del Lazzaretto, che già abbiamo preso in esame. In San Sebastiano, inoltre, il sito prescelto va considerata condizione ineludibile del progetto architettonico. Tibaldi, infatti, concepisce la chiesa come stazione nel percorso della possessio arcivescovile, come contrassegno votivo degli scongiuri popolari contro la pestilenza. San Sebastiano, inoltre, esibisce un apparato esterno di simboli cristiani distribuiti nelle metope della Trabeazione, così come nelle chiavi delle architravi dei portali. Simboli ha un'apparecchiatura simbolica che ne conferma la qualifica di vero e proprio semiforo urbano, ovvero un oggetto che è portatore di significati, che si svelano quando sono esposti allo sguardo. E quale migliore medium di significati e quindi anche di simboli di un grande oggetto architettonico allineato lungo un asse viario di grande frequentazione, ma anche di alto valore simbolico, come l'asse che va da San Lorenzo al Duomo. In questo senso, la costruzione di San Sebastiano si può mettere a sistema con l'innalzamento, nello stesso periodo, delle colonne votive, erette per volere sempre di San Carlo lungo strade o in crocevia urbani, a memoria della pestilenza, sui luoghi occupati dagli altari provvisori costruiti nei primi mesi del contagio. Questa è certo una delle più famose, la colonna di San Barnaba, eretta e benedetta da San Carlo nel maggio 1577, nell'attuale Cordusio, oggi non più esistente. Certo, quella che Tibaldi aveva pensato per San Sebastiano era una soluzione idonea alle esigenze del sito, era rispettosa delle istruzioni del cardinal Borromeo, suo protettore, era adeguata alla richiesta dei committenti, ovvero il Consiglio Generale dei 60 decurioni della città, che nella costruzione del Tempio di San Sebastiano davano risposta al voto formulato da una cittadinanza in sofferenza di essere liberata dal flagello della peste. Nell'elaborare questo progetto, che sicuramente appare come un progetto di grande impatto sul contesto urbano e di grande pregnanza da un punto di vista funzionale, liturgico e simbolico, Tibaldi muoveva da due punti di forza che lo ponevano in posizione di privilegio rispetto a tutti i suoi colleghi milanesi. In primo luogo, la solidissima formazione professionale, che gli derivava dalla sua appartenenza alla secolare tradizione delle maestranze, scalpellini, architetti, falegnami, lapicidi, provenienti dalla zona dei laghi lombardi, e ricordiamolo, Pellegrino era originario della Valsolda sul lago di Lugano. E in secondo luogo, un tirocinio di aggiornamento maturato tra Bologna, dove la famiglia del padre e poi il fratello lavoravano come architetti, e Roma, che gli aveva consentito di formarsi un bagaglio culturale aggiornatissimo, composto da modelli, soluzioni, dettagli assolutamente inesauribile, che gli mise pienamente a disposizione dei suoi committenti, in primis San Carlo. E San Sebastiano, nonostante tutti i mutamenti sopravvenuti nei secoli, rimane a testimoniare non solo il genio di Tibaldi, ma anche le intenzioni dei suoi committenti. Rimane come testimone muto, ma insieme eloquente, di un'esperienza artistica, così come di una vicenda di dolore, di sofferenza e di rigore, come la peste del 1576. Le immagini con cui chiudiamo ben rappresentano l'integrazione di questo monumento votivo contro l'epidemia all'interno del tessuto della Milano contemporanea e nel contempo sono immagini che in questi giorni di isolamento e reclusione appaiono forse meno scontate di quanto sino a pochi mesi fa ci potessero apparire, suscitando il desiderio forte di poter presto ritornare a frequentare quei luoghi. E con questo augurio io concludo e vi ringrazio per l'attenzione.